passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio negli interventi edilizi diretti previsti dalla legge regionale 21-2011. Presenta la proposta l'assessore Pasquale Renna. Prego. Grazie, sì. Chiedo a questo Consiglio l'approvazione di questo regolamento per la monetizzazione delle aree da destinare a parcheggio. Ovviamente questa monetizzazione darà luogo a dei introiti in questo regolamento che siano destinati all'acquisizione di aree di realizzazione di parcheggi, e ovviamente si provvederà anche all'istituzione di un capitolo nel bilancio di previsione 2013, ovviamente capitolo in entrata, e contestualmente capitolo di spesa vincolata a specifica destinazione. Una volta che il regolamento sarà approvato, ovviamente entra in vigore entro il 15° giorno dalla pubblicazione dell'albo. Ovviamente abbiamo preso, diciamo così, come spunto affinché venisse redatto appunto questo regolamento del piano casa. Quindi noi sappiamo che su una costruzione di 1000 metri cubi bisogna destinare ad area parcheggio 10 metri quadri, però con questa soluzione si è data anche la possibilità, a chi non poteva usufruire, diciamo così, di questo piano casa, la possibilità a coloro che qua si trovano, per esempio abitano o sono proprietari di costruzioni tipo ubicate appunto nella zona storica di Sant'Antio, oppure che sono impossibilitati, diciamo così, a poter arrivare con la nuova costruzione ad altri 10 metri quadri destinati a parcheggio. Quindi abbiamo voluto monetizzare la differenza, per esempio su una, ripeto, che ho fatto prima l'esempio, su 1000 metri cubi riesco a dare parcheggio 4 metri quadri, la differenza di 6 metri quadri verrà ad essere monetizzata. Ovviamente l'impossibilità sono ad essere disciplinate nell'articolo 4, e queste impossibilità devono essere giustificate con una relazione tecnica di un professionista con una manifestazione di volontà appunto del legittimo proprietario. Monetizzazione che viene, la definizione dei valori di questa monetizzazione viene ad essere evidenziata nell'articolo 5 rubricato appunto per la definizione dei valori di monetizzazione, e che prevede il valore medio dell'area del parcheggio di 200, nella zona A di 250 euro, e nella zona B di 200 euro. Fermo restando il costo medio di realizzazione di parcheggio, le spese tecniche di frazionamento che non vengono ad essere toccate, abbiamo, per incentivare questo, diciamo così, questa operazione e anche per la ripresa economica, questi predetti valori li abbiamo abbassati della zona A, sempre relativa al valore medio area parcheggio, da 250 a 200, e relativamente nella zona B da 200 a 150. Ovviamente prima del ritiro dell'autorizzazione della licenza, diciamo così, a poter costruire, il soggetto dovrà pagare all'ufficio tributi, diciamo così, in contanti appunto la quota di differenza dell'area parcheggio, ma si potranno anche rateizzare appunto questa, il pagamento di queste quote previo presentazione di una regolare fideiussione a garanzia appunto del comune, fideiussione o istituto bancario di primaria importanza. Ripeto, entra in vigore questo regolamento a cui vi chiedo appunto l'approvazione, e entro 15 giorni dall'approvazione di questo consiglio nella disposizione dell'albo pretorio. Grazie. Grazie assessore, chi vuole intervenire su questo punto? Brevissimamente, perché dobbiamo andare. Prego, consigliere. No, abbiamo una riunione di lista, quindi dobbiamo essere lì alle 8:30. Il problema è l'intento va bene.
punto è che bisogna costruire norme che siano applicabili in maniera chiara, eccetera. Quindi io le faccio solo alcune osservazioni su questo benedetto articolo 4, che dovrebbe determinare la cosiddetta casistica, diciamo, di impossibilità alla realizzazione del parcheggio. E diciamo così, se serviva il regolamento unicamente per fare cassa, il mio intervento lo tiro qua. No. Nel senso che se al contrario siamo interessati anche alla realizzazione dei parcheggi quando i soggetti proponenti ne hanno la possibilità, allora secondo me bisognerebbe che questa norma venga in qualche modo rivisitata in maniera più chiara. Poi, se ci sono ragioni di urgenza, potete anche approvarvelo oggi, io una norma così non posso votarla. Però io suggerirei di tornarci, perché la indeterminatezza è abbastanza larga. Cioè, cosa vuol dire insufficienza di area di riferimento alla dotazione necessaria? Guardi, questa è una frase davvero impossibile da decifrare. Neanche con un pool di 4 avvocati lei riuscirebbe a capire che cosa volete. Insufficienza, non si capisce insufficienza rispetto a che cosa. Uno, all'area di riferimento, e non saprei cosa voglio dire, alla dotazione necessaria. Ma è un criterio che io trovo di difficilissima applicazione. Io non so come farà il funzionario ad applicare una cosa del genere. La distanza invece è il punto 2, potremmo discutere sul merito, però è chiaro, quando c'è una distanza inferiore a 250 metri, quello è un parametro oggettivo che ci consente di dire sì o no, senza, diciamo così, se i 2 metri ideali è l'edificio inferiore, dicono loro. Quindi è chiaro, si tratta di una distanza laterale, immagino, no? Sulla superficie. Altra questione, stiamo parlando di aree scoperte da adibire a parcheggio o di una parte dell'edificio proposto in progetto che potrebbe ospitare il box? Proposto in progetto potrebbe ospitare il box. Questo dove non è detto, assessore, bisogna... Lei non... No, però... Allora, no, mi faccia terminare, e poi così voglio dire. Io le dico tutte le cose che secondo me ho riflettuto un attimo e poi lei se le rielabora, le vede un attimo. 3. Ostacolo alla realizzazione di future opere o servizi pubblici. Cioè, questo punto 3 apre davvero la porta all'arbitrio. Cioè, si può dire no a chiunque ipotizzando una futura opera pubblica. Allora, o si dice per esempio un'opera pubblica che almeno è dentro il programma triennale, che non vuol dire poi realizzarla, no? Perché ci vogliono poi le coperture finanziarie, eccetera. Però almeno un'opera che già è entrata nella pianificazione triennale del comune, e quindi sappiamo che compromettere un'area poi determinerebbe la impossibilità della realizzazione dell'opera. Ma qui uno può dire, vorrei fare un ponte lì piuttosto che vorrei fare una strada, a piacimento dell'amministrazione. Questo non mi sembra una norma di facile applicazione. Creazione del pericolo al transito, questa invece mi pare abbastanza applicabile, ci vorrà un'opinione, io penso, di un servizio dei vigili urbani, eccetera. E l'altra questione riguardava i mobili di pregio storico, perché qui non ci piove, che deve ovviamente restare così com'è, e poi l'impossibilità di aree per le barriere architettoniche, anche questo va bene. Però per quanto riguarda i primi 3 punti, davvero si apre la strada a situazioni veramente di arbitrio, ma nel senso tecnico del tema, non intendo dire arbitrio che uno fa quello che vuole, proprio di difficile applicazione, eccetera. L'altra questione che riponiamo come comune, l'asseverazione della veridicità
dei presupposti che abbiamo detto essere piuttosto vaghi, però ammettiamo che li riordiniamo bene e li rendessimo oggettivi tutti. Voi chiedete, come sempre si fa in Italia, da sempre, ma io ormai ho inteso intraprendere una lotta senza confini alla burocrazia, dovunque e comunque si manifesti, perché è uno degli elementi di impedimento dello sviluppo, degli investimenti e di tutto quello che uno intende fare. Già la seduta di stasera tra depuratore e case popolari abbiamo visto che cosa produce questa cosa. E allora qui non possono darci una spiegazione della domanda. Io penso che sia più serio che loro assedino. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e il tecnico non ci illustra solamente, ma ci assevera che quello che scrive risponde al vero. Perché molto spesso abbiamo visto delle situazioni che a noi sono parse contrarie al piano urbanistico comunale, alle norme di attuazione, e diciamo così degli spazi interpretativi talmente larghi che non si sa più quando siamo nell'ambito del falso o nell'ambito di una situazione che permette di dire sì, no, ni, permette qualsiasi cosa. Io credo sia arrivato il momento di fare norme chiare, perché la burocrazia sia quasi un fatto automatico. Io sarei addirittura assessore, le dico qual è la mia vocazione, io sono per l'autocertificazione. Io faccio il PUC, stabilisco le norme, dopodiché non ne voglio manco vedere i progetti. Viene l'ingegner Corongiu che fa il progetto e, siccome è bravo, so che sa rispettare il PUC, redige un progetto e lo assevera come pienamente conforme del PUC. E io inizio i lavori. Se poi quel progetto non fosse conforme, una cosa gli assicuro al cittadino, che controllerò con la cartolina di fine lavori il suo fabbricante. Non se fa l'esposto il vicino, ma sempre. Quindi elimino e taglio tutti i tempi di burocrazia, faccio fare gli investimenti economici con un controllo di un paese che vorrebbe tornare ad essere un paese di piena legalità. Mentre qui trovo queste due anomalie che, ripeto, io non ve lo posso votare scritto in questo modo, però io penso che l'articolo 4 debba diventare oggetto di riflessione, e io le invito anche a riflettere sulle autocertificazioni e sul valore delle dichiarazioni che devono portare gli imprenditori piuttosto che i cittadini davanti alla pubblica amministrazione. Noi dobbiamo essere rigorosi quando facciamo le regole e dobbiamo cominciare almeno a chiedere rigorosità anche nelle richieste, nella correttezza delle richieste. Direi non tanto ai cittadini in sé quanto al supporto tecnico di cui si dotano molto spesso, la cui bravura a volte è commisurata su parametri che io giudico negativi, e non vorrei, come dire, adesso fare dettaglio di situazioni, però abbiamo interesse tutti a una crescita ordinata della città. Abbiamo interesse tutti che non ci siano i motori delle pompe di calore dappertutto, che non ci siano i balconcini che superino gli 80 centimetri piuttosto. Abbiamo interesse tutti a un aspetto gradevole della città. In questo abbiamo fallito in molti e state fallendo anche voi nel periodo in cui ci siete, cioè basta fare un giro e troviamo di tutto e di più. Quindi io penso che su questo dovremmo avviare una riflessione seria, se vogliamo fare turismo. Se invece pretendiamo che i turisti vengano qua in un paese che fa venire la depressione, perché è un paese brutto, che si presenta male, che architettonicamente non è pregevole, sarà difficile impostare politiche di sviluppo. Quindi su questo dobbiamo, secondo me, recuperare tutti un criterio di legalità da un lato e dall'altro di bellezza, dell'estetica, della piacevolezza dell'architettura, che pure dobbiamo recuperare. In questo giocano un ruolo anche le regole e la tempistica, ecco perché io sono dell'idea che ci vogliono regole chiare, di facile attuazione e interpretazione, di modo che se ho 10.000 euro da investire col piano casa per fare la stanza in più, io posso avere l'autorizzazione in 30 giorni. Abbiamo il problema del nulla osta paesaggistico e lo so bene, e su questo dovremmo tornarci, perché
e voi sapete che in campagna elettorale noi ci siamo spesi molto su questo argomento, e quindi prima o poi la classica mozione ci darà l'occasione di tornare su questo argomento, sperando di trovare, come dire, contributi di dialogo aperto in questo campo, perché stando così le cose, questo è un paese destinato a morire lentamente ma progressivamente, è quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi. Quindi le regole sono importanti anche per avere una tempistica accettabile con l'economia. Io sull'articolo 4 ti dico la verità: o diminuiamo le fattispecie, le rendiamo più oggettive, oppure oggi ve la provate, però con l'impegno che su questo articolo 4 secondo me ci dobbiamo tornare, perché come diceva il sindaco prima, il revisore ha firmato, e lui è tranquillo, e peraltro ha firmato, che cosa le devo dire, firmerà anche qui il funzionario o non firmerà, però alla fine ci andiamo nell'incertezza. E poi il fatto che ci accontentiamo di una richiesta motivata, lei capisce bene che in Italia noi motivazioni ne troviamo decine, dobbiamo essere un pochino più stringenti per capire se vogliamo parcheggi o se vogliamo fare cassa. Io sono d'accordo, laddove non è possibile fare parcheggio, è chiaro, è giusto monetizzare. Quegli esempi che lei ha fatto erano calzanti, cioè 4 metri quadri, non puoi fare nulla, andiamo ai 10 e li paghi i 16, questo non ci piove. Però ci saranno situazioni dove invece il parcheggio lo posso fare, ma mi è più comodo, invece che fare il parcheggio, fare una stanza. E lei capisce bene che se lasciamo questa alternativa di scelta, io sceglierei la stanza. Immagino che i cittadini siano molto diversi da me. Quindi dobbiamo darci anche come strumentazione una chiarezza di obiettivo da raggiungere. Se dobbiamo fare cassa, ripeto, è un altro argomento. Però il problema parcheggio ormai sappio esiste, e quindi su questo noi per esempio dobbiamo fare parcheggi, diceva l'assessore, dico questo e poi taccio, ce l'abbiamo un piano parcheggi? Le faremo una mozione prossimamente e così le daremo l'occasione di misurarci, però abbiamo bisogno di strumenti, gli strumenti giuridici intendo dire, che diano certezze, possibilmente certezze, che la burocrazia sta ammazzando quel po' di economia che ci potrebbe essere, così per le opere pubbliche, per i piani surges e tutte queste belle cose di cui discutiamo, che non vedremo mai, o chissà quando. Grazie, chiedo scusa per essere stato un po' lungo. Grazie consigliere Rocci, devo desumere dal suo intervento, che se io la rendo oggettivo l'articolo 4 lo voto. Sì, non sono contrario allo strumento, perché il primo punto è l'insufficienza di aree di riferimento alla dotazione necessaria. L'assessore ne ha parlato, forse non si è capito bene. Cioè, io faccio un certo fabbricato, io ho bisogno di 100 metri quadri per parcheggio, non ce li ho, ne ho 50, 50 me li faccio e 50 li monetizzo. Okay. Questo significa quel primo punto. Gli altri mi pare che fossero chiari. Sono invece molto d'accordo con lei quando parla di autocertificazione, perché la tendenza è quella. E sono sicuro, perché siccome in molti enti già lo fanno, e quindi la tendenza sarà quella, ed è l'unico modo per velocizzare l'iter autorizzatorio. Sull'autorizzazione paesaggistica io ho una mia idea, perché il vincolo ce l'ha messo il Ministero, lui l'ha messo e lui lo toglie. Però il decreto è dell'assessore alla pubblica istruzione della regione autonoma della Sardegna. Esatto. Partiamo da lì. Però, e andiamo a bussare prima di tutto, e poi vediamo il Ministero. Guardi, secondo me, consigliere Rocci, secondo me il problema, per come è improntata la questione oggi, noi l'abbiamo un po' vista la tempistica. Allora, non è più la soprintendenza che crea problemi, cioè il Ministero dei Beni Paesaggistici. Cioè, basterebbe che quella legge 28, famosa, che lei conosce bene, basterebbe che fosse estesa ed essere la delega completa ai comuni per l'autorizzazione paesaggistica. Il problema, guardi, per noi sarebbe risolto. Per quanto riguarda i piani parcheggi, come lei sa, noi non agiamo in modo puntuale, stiamo facendo l'adeguamento al pubblico. E credo che studieremo anche
del piano parcheggi, se questi signori si muovono finalmente, perché ormai sono continue sollecitazioni tutti i giorni, penso che in questi giorni presenteranno la prima bozza del centro urbano e poi lo vedremo insieme. Ecco. Però ripeto, anche questi parametri credo, adesso non ricordo bene, che siano copiati dalle leggi di riferimento. Quindi forse sono da esplicitare meglio sicuramente, quindi, però insomma la monetizzazione è uno strumento. Però possiamo scrivere ostacolo alla realizzazione di opere future, servizi pubblici comunque sì, programmati e già approvati dalla pubblica amministrazione, sì, cioè se no tutto è futuribile. No, ma si può chiarire, assolutamente. Tenga presente che questa norma ci impediva in certe situazioni, siccome è obbligatorio avere il parcheggio. E siccome in zone A e B, soprattutto nel centro matrice e nel centro storico, non manco a dirlo, come lei ha detto, è possibile in genere fare il parcheggio, allora è possibile monetizzarlo in modo tale che il progetto sia approvato che si sa parcheggio. E questo sono leggi nazionali, regionali, eccetera, eccetera. È una via d'uscita per non bloccare certi progetti. Ma siamo d'accordo, siamo favorevoli anche a non bloccare. Quindi era solo questo che volevo dire, grazie. Posso fare un esempio? Prego. Quindi possiamo modificare l'insufficienza di area di riferimento rispetto a quanto previsto dalla normativa, cioè da, non so se dall'articolo 41 sexies, è il PUC che ha una previsione. Però io ho fatto un esempio molto calzante, lei assessore ha fatto un esempio calzante, io ho parlato di su 1000 metri cubi, 10 metri quadri li devi lasciare e da lì sono partito, perché si sono create delle impossibilità per poter approfittare come nel piano casa, tanto è vero che ho notato, perché ho un occhio da arbitro, quindi non ho notato, guardo a destra e a sinistra, ho notato che il consigliere Ignazio ha chiesto riferimenti su, se non vado errato, su 1000 metri cubi e lei giustamente subito è intervenuto, se non vado errato, è prevenzione arbitraria questa qua, non è... grazie. Sì, quindi si può scrivere meglio questa prima riga, per esempio, lo diciamo, quando c'è impossibilità del rispetto della norma circa la quantificazione dell'area da destinare al parcheggio. Assolutamente, ma ne dirò di più, che se con una regola interna è possibile chiedere l'autocertificazione al professionista, come avviene per il del Consiglio Comunale, nulla osta, anzi. Graviamo gli uffici e responsabilizziamo chi fa le domande. Va benissimo. È la cosa che sembra più moderna. Allora, ripetete la frase che volete aggiornare? L'obiettivo mi pareva che fosse che insufficienza, impossibilità del rispetto del parametro di cui all'articolo 41 sexies e o PUC di San Antioco sul parcheggio, no? Sulle aree di San Parcheggio. No. Ok. Possibilità? Del parametro di cui articolo, semi articolo 41 sexies trattino PUC, così siamo tranquilli, cioè la nuova di legge è più di PUC. E per quanto riguardava il punto 3, ostacola alla realizzazione di future opere pubbliche o servizi già adottati, almeno, non lo so, oppure pianificati, già inseriti nella pianificazione comunale, almeno quello, cioè sugli altri. Ma comunque la pianificazione, no, spesso i servizi che ci complicano, fossero solo opere pubbliche bastava fare riferimento al piano triennale, il problema sono anche i servizi, quindi servizi almeno programmati. Ci vuole almeno l'atto di indirizzo generale, e così già siamo un pochino più. Per il resto mi sembrava masticabile se arriviamo all'autocertificazione di cui abbiamo parlato. Va bene. E questo dove dovrebbe l'autocertificazione? Se si può inserire, articolo 9 bis, no, scusate, 5 secondi, articolo 4. Sto cominciando a perdere il punto. L'ultimo capoverso, sempre dell'articolo 4. Sì, è l'ultimo capoverso. In caso in cui
so che il direttore dovrà presentare l'istanza di proprietà, ma qui dovresti dimostrare mediante l'applicazione del proprietario di con la relazione elaborata e grafici. Possiamo mettere con la con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Quindi tale requisito dovrà essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ed asseverazione giurata del professore tecnico. Questa dettagliata relazione no. È dettagliata relazione con asseverazione del professionista. Asseverata dal professionista. Dal professionista. Iniziamo a fare qualche processo per fare. E poi si cambierà. Noi vi chiederemo se fosse possibile di sospendere, non ce l'ha fatta. Però non lo potremmo, almeno posso fare questo. Ecco, questo lo potremmo. Allora, mettiamo in votazione. Punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato l'ordine del giorno. Io sì.